Buongiorno e ben ritrovati. Siamo a Fabriano, città della carta, e ho fatto questa piccola deviazione nel tornare a casa. Questa è l'ultima tappa e sono qui per visitare la città e il museo. Non avevo studiato prima di venire qua e ora sono quasi le 13 e il museo chiude alle 13:30, però nel prenotare il biglietto ho letto che è inclusa la visita guidata, per cui ho deciso di prenotare per le 15 l'ingresso e usufruire anche della visita guidata. Nel mentre andrò un po' alla scoperta del luogo. Sembra tutto molto deserto, è domenica, è l'ultima domenica di agosto e quindi la gente è tutta fuori, però questo è meglio per me. Io non so, immagino siano tutti in vacanza o tutti a pranzo perché sono le 2 ora, ma la sensazione è di stare dentro un paese abbandonato. Sono certa che non è così perché ci sono un sacco di attività comunque che sembrano in attività, però adesso sono chiuse ovviamente, ma non c'è un'anima in giro, a parte me e un altro paio di turisti. Probabilmente tutti gli altri si sono informati prima di venire qua, così a caso, e sanno che ora apre il museo. Questa è la chiesa di Santa Lucia. E questa piazza Quintino Sella. Tutto molto carino. Guardate qua che viettina carina. Chiesa di San Benedetto. E sto sentendo un pianoforte. Devo andare a vedere. Arriva dall'oratorio. Comunque non vi ho fatto vedere il mio outfit of the day per Fabriano, che è questo bellissimo vestito bianco, midi in cotone, con fiorellini azzurri. Guardate qua che meraviglia! Per 12-15 ore, anche di più, la fibra di cotone, gli stracci per ottenere la fibra di cotone, insomma, ecco. C'era un bel rumorino quando ero avvicinata al fiume. Finita la visita al Museo della Carta, mi raccomando, se venite qua prenotatela perché la visita guidata rende davvero l'idea di tutto quanto, mentre senza probabilmente perderebbe un po' il senso. Le guide sono veramente brave e raccontano davvero bene tutto quanto, tutta la storia, ed è davvero molto molto interessante. Ora sto andando alla Pinacoteca Civica semplicemente perché ho ancora del tempo da impiegare. Non voglio tornare a casa. Si vede? E in realtà
è anche inclusa nel biglietto del museo. Ho finito il mio giro a Fabriano e devo dire che è un posticino davvero delizioso, ce la si cava in un paio d'ore a visitarlo. Per me è ottimo per una mattinata o un pomeriggio da concludere con un pranzo o con un aperitivo. Diciamo che è un'ottima piccola deviazione da abbinare a qualcos'altro. Tra l'altro da qui ho scoperto che parte anche il cammino nelle terre mutate, che è il cammino solidale nel cuore dell'Appennino centrale. Parte da Fabriano e arriva all'Aquila e sono 14 tappe da fare a piedi o in bici. Comunque, detto ciò, io mi avvio alla macchina e prima di tornare a casa ho deciso di fare un'ulteriore tappa, un'ulteriore deviazione al tempio di Valadier. Non so se lo pronuncio bene, comunque dopo rileggo il nome. Andiamo a scoprire un altro posticino e poi torniamo finalmente a casa. Come vi dicevo, non riesco a farmi mancare le camminate, la fatica. Sembra onesto. Sono arrivata su giusto al tramonto, che spettacolo, che spettacolo. Non sapevo dell'esistenza di questo posto, l'ho scoperto solo oggi ed è stupendo. Che bella sorpresa questo posto, io non ne sapevo niente, niente, avevo proprio scritto su internet Fabriano giusto per capire che cos'altro potevo vedere e mi è uscito questo santuario ed è stata la cosa più giusta venire qui a visitarlo perché è veramente uno spettacolo. Poi le montagne qui sono stupende, non potevo chiedere una chiusura migliore a questa vacanza. Adesso ho tutto scarico, telefono, macchina fotografica, tutto scarico, devo mettermi alla guida, mettere tutto in carica. Non so se ci parleremo di nuovo, vediamo se succede qualcosa di interessante nel viaggio, tornerò a parlarvi, altrimenti è tutto per questo viaggio. Sono veramente grata a me stessa del passato per aver scelto di fare questo giro in questo modo e di essersi abbandonata un po' al rischio, al destino. Non troppo, però già tanto per i miei standard, per cui sono proprio felice di aver deciso di partire da sola. So che la mia anima lo richiedeva da più di un anno e l'ho finalmente accontentata e ho scoperto un modo veramente unico per me di viaggiare. Ho capito qual è il tipo di vacanza che fa per me. Questo non vuol dire che in futuro non cambierò idea. Siamo sempre in continuo cambiamento, per cui l'essere umano è fatto così. Cambia idee, convinzioni e modi di fare, per cui se un domani cambierò sarà comunque bello. Ora però sono veramente felice e grata di questa esperienza
non appena riesco a mettere insieme tutte le idee, farò un video proprio di riepilogo e con le linee guida di come poi a livello pratico ho organizzato tutto quanto, perché così è troppo dispersivo. Invece farò magari un video dedicato alla parte logistica e organizzativa di questo viaggio e qualche piccola chicca, qualche cosa da tenere in considerazione. Detto ciò, è tutto per oggi, è tutto per questa vacanza. Vi mando un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!